Il libro nero degli Stati Uniti, autore Mauro Pasquarelli, no, Pasquinelli. Pasquinelli. Allora, parente della famosa Pasquinelli, qualche verso. Sottotitolo: storia criminale degli USA, genocidi, invasioni, torture e terrorismo di Stato. Bene? Voglio introdurre questo piccolo libretto che ha fatto epoca, è stato scritto una decina d'anni fa, ma per dirvi, per esempio, per leggervi alcune cosette riguardanti le menzogne, i crimini, la corruzione e la ricerca assoluta del pretesto per aggredire e occupare le altre nazioni. Più che pretesto, creazione. Più che ricerca, creazione del pretesto. Ricerca del pretesto e creazione del pretesto. Bene, volevo leggervi un paio di righe. Siamo tutto re. Bombe e propaganda. Per giustificare i propri crimini, gli Stati Uniti si sono sempre serviti di un apparato di propaganda e di incatenamento dei cervelli, che non ha uguali nel passato. Allo stesso modo di... no, questo lo lascerei perdere. Ecco, gli USA utilizzano i prodotti della loro cultura trash, che vuol dire spazzatura, la loro spazzatura hollywoodiana, i loro trombettieri della disinformazione mediatica e accademica, per darci a bere che le loro bombe sono sganciate per il bene di chi le riceve. Intelligentemente colpiscono il bersaglio escludendo tutto il resto. La verità è che la disinformazione, strategica, come afferma il Pentagono, è diventata la quarta forza armata senza la quale non è possibile vincere nessuna guerra. Bene? Allora, ho letto l'inizio, poi vi posso elencare qua, sempre partendo così per promemoria, di quelli che sono stati i genocidi e i crimini degli Stati Uniti. Il genocidio dei nativi americani dal 1607 al 1890. 100 milioni. 90 milioni, 100 milioni di nativi. Ed è stata inculcata in tutte le generazioni che sono seguite da allora, cioè dal 1600-1700 in poi, la demonizzazione di questi selvaggi pelle rosse, come loro li chiamavano, perché i bambini avrebbero dovuto sapere che loro venivano a razziare i ranch dei coloni che si erano appunto stabiliti, i coloni appunto bianchi che si erano stabiliti, e non era invece il contrario. Poi partiamo da un altro genocidio, le Filippine 1899-1902. Ricordatevi per esempio l'affondamento del Maine 1898. Aspetta un secondo, devo dire una cosa importantissima. Tu hai citato sia Pelle Rossa, quello che noi chiamiamo Pelle Rossa, che le Filippine. Dobbiamo dire, a onor del vero, che chi va a vedere la cartina delle battaglie combattute, che non sono solo quella del Little Bighorn, ma sono una cinquantina, dobbiamo dire che i Pelle Rossa, nei confronti degli cosiddetti americani, quelli con la K, si sono battuti con grande eroismo. Il problema era che erano divisi, e il problema grosso è stato quello. In ogni caso non si dice mai, perché si viene a identificare la guerra contro i Pelle Rossa soltanto con la fine dell'Ottocento, che non è vero. Secondo, la guerra delle Filippine, per la conquista delle Filippine, è stata una guerra combattutissima, perché i filippini si sono difesi fino alla fine, ricordiamocelo bene. Se oggi le Filippine sono sottomesse, sono grazie al fatto che ci sono stati degli enormi massacri, e questi, tra l'altro, non so se ti ricordi qualcuno di noi che ha letto un libro bellissimo di Emilio Salgari, intitolato Le stragi delle Filippine, dove Salgari, che era molto sensibile a tutte queste cose, più di 3 milioni di persone, ha raccontato tutte queste cose. Era bellissimo quel libro. La cronista quale era, più che romanziere? Esattamente, ma è un uomo con i coglioni, perché sapeva chi doveva accusare. Non a caso è stato fatto ammazzare. Esatto, dicono che si è suicidato. Bene, andiamo avanti con tutti questi crimini, per arrivare fino agli ultimi crimini in Iraq.
dove sono morti grazie all'iprite e al gas sarin ben 500 milioni di bambini che sì, oltretutto erano nati malformati. Questo nell'ultima guerra del 2003, che è stata appunto seguente al pretesto delle due torri gemelle che sono crollate. Bene, allora, le Filippine, il bombardamento di Dresda 1945, ricordate il febbraio? Non c'era nessun motivo di bombardare Dresda. Le bombe al fosforo. Più inglese che americano. Hiroshima e Nagasaki, il Giappone non c'era bisogno. Si era già arreso. Le isole Marshall, il genocidio in Corea 45-53, il genocidio in Vietnam 63-75, ricordate l'incidente del Tonchino, il pretesto? Esattamente. E senza alcuna dichiarazione di guerra, quello che hanno combinato i Marines in Vietnam e in Cambogia con il famoso Orange Element, che adesso si chiama Roundup. Roundup, bravo, il quale viene usato dalla Monsanto per farci ammazzare a tutti quanti. E noi dobbiamo mangiare. Monsanto ha un nome ben specifico, perché Monsanto significa Monte Santo, e il Monte Santo è il Monte Sion. Non è quello del Monte Sacro, no, è il Santo. Diverso. No, Monte Sacro è un momento, la Monte Sacro io abito lì da quelle parti. È un'altra cosa. Ci allora, il 21 Cambogia 1970-1989, Iran 1953-1988, ricordate Mossadegh, no? Famoso, eccetera, poi l'installazione dello Shah di Persia, poi ricordate la restaurazione. Ecco, va bene. E Indonesia e Timor Est. Est di Timor 1957-99, Sudafrica 1960-1990, Congo 1960-1997, Angola 1961, la scuola delle Americhe, va bene, Guatemala 1954, Cile 1970-73, ricordate Salvador Allende, no? In caso Allende, Salvador Allende. Salvador 1980-92, Nicaragua 79-90. E ho quasi finito. Cuba 1959, Haiti 1957-95, Grenada 1983, Panama 1989, Beirut 1985, Sudan 1998, Mazar-i-Sharif 2001. Jugoslavia 1992, la Jugoslavia proprio in Serbia hanno sganciato le famose Kassler Bomb, che sarebbero le bombe a grappolo, quelle che poi non esplodono subito, i bambini vanno a vederle perché hanno un colore giallognolo con i camellini e le farfalline sopra, li prendono per giocattoli e esplodono. Le buttavano anche in Italia durante la seconda guerra mondiale, me lo ricordo benissimo, io ero bambino e i miei genitori, mi raccomando non raccogliete niente di quello che è per terra. Quindi me lo dicevano, io me lo ricordo benissimo, avevo 8 anni, e quindi dicevano che aveva la forma di una penna. Sì, sì. Afghanistan 1979, Palestina e Libano 1948, il ruolo degli USA negli ultimi 10 anni di genocidio in Africa, Ruanda, Burundi, Congo, Liberia, ci sono sempre le... Anche adesso Liberia, La CIA e il traffico di droga. Non ha detto Nigeria. Nigeria, vabbè, c'è anche la Nigeria, sì. No, c'è, sicuramente l'avranno messo. La CIA e il traffico di droga. Sappiate il coinvolgimento di Bush Senior nel traffico di droga e i rapporti con la DEA, eccetera, eccetera, e gli arricchimenti che ha fatto la famiglia Bush, a cominciare da Prescott Bush con il famoso carbone della Silesia, per poi arrivare con Harriman, eccetera, eccetera, al grande affare della droga. La droga è appunto uno dei principali affari. Sappiate che l'Afghanistan è diventato il principale produttore di droga attraverso i signori della guerra, che sono diventati i signori della droga, va bene? Questo insomma per dirne, ma gli Stati Uniti continuano nella loro politica delle menzogne, che sono quelle che propinano non soltanto ai loro concittadini, a quelli che dovrebbero essere governati dalla Casa Bianca, da Washington, continuando a dire delle cose che poi non mantengono. E la solita altalena che avviene tra il dibattito tra democratici e repubblicani non fa altro che svolgere il ruolo di motore che poi arriva ad un vertice, ad una
identità di cuspide, ad una identità di ruoli che poi porta a quello che noi abbiamo visto. Adesso lo vediamo anche con le elezioni che dovranno svolgere, dovranno sostituire quella specie di burattino che si chiama Barack Obama, che è voluto naturalmente, noi lo sappiamo, da quella minoranza potentissima che sono i banchieri internazionali, tutti di origine ebraica. È girata in questi giorni la foto pornografica della mamma del signor Barack. E che corre tra una liana e l'altra? Che no, 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 nuda completamente, di culo. Era pure buona. Bene, insomma, ricordo, raccomando la lettura di questo libretto. Abbiamo costa, le mamme. Le mamme, sono sempre le mamme. Mauro Pasquinelli, il libro anche nero degli Stati Uniti. Ai boschi, bene, insieme ai scimmioni. Vorrei ricordare poi quello che è l'assoluta propaganda che viene fatta attraverso la disinformazione e il controllo dei media. Sappiate che è in corso la ipnosi mediatica, non soltanto negli Stati Uniti, ma anche nella colonia degli Stati Uniti che si chiama Italia. Lo vedete bene? Sapete chi è il signor Matteo Renzi? È un selezionato dalla Casa Bianca, da Washington. Ed è per questo che fa quello che deve fare. Va spesso negli Stati Uniti perché lui si sente oramai padrone della lingua inglese, un po' toscaneggiante, e ha detto le ultime parole: bisogna correre, we must run, l'avete sentito? Ma lui era nei Boy Scout. Ma lui era nei Boy Scout. Attenzione, è un massoncello stupido. Sappiate che la massoneria è diffusa in America ed è potentissima in America, e dipende la massoneria americana dalla più potente loggia massonica ebraica che si chiama B'nai B'rit, costituita nel 1913, e sappiate hanno della fondazione della Federal anche o subito hanno presso. Della costituzione dell'approvazione da parte del presidente Woodrow Wilson, Thomas Woodrow Wilson, il 22 di dicembre del 1913, quando tutti stavano a fare le compere per Natale, tutti i vari congressman, va bene, ed erano quasi vuoti, ha trovato il momento opportuno per appioppare questa cosa, che non è soltanto rimasta negli Stati Uniti, ma si è diffusa in tutto il mondo, attraverso che cosa? Ben due guerre mondiali. Se voi sentite un'intervista rilasciata alla CNN da Marlon Brando, poco prima di morire, e da Mel Gibson, a parte della seconda, è la seconda parte del video Adolf Hitler, la storia mai raccontata, che sarà pronta tra 15 giorni, perché ci sto lavorando sopra. Voi sentite Marlon Brando che dice: the Jews are responsible of every wars in the world. Pensate. Che tradotto vuol dire? Questo è Marlon Brando. Non ha potuto più lavorare. Mel Gibson, hanno chiesto a Mel Gibson di ritrattare, perché l'intervistatrice diceva: ma voi credete che l'industria di Hollywood è tutta in mano agli ebrei? Sappiate che mafia italiana e ebrei. Sappiate che Kirk Douglas si chiamava Prelinsky, era un russo. Il figlio Michael Douglas lavora, fa quello che è una stella perché lo vogliono gli ebrei. Ma è anche bravo. Lei Jacob si chiama, era un altro russo ebreo, e molti altri, insomma, così. Sappiate anche chi ha inventato la figura di Superman, il cartoons. È la personificazione dell'ebreo che è superiore ai cosiddetti Goim o gentili, il quale può fare tutto, va. Corre nello spazio, corre sotto al centro della terra, alza tutto quello. Viene comunque da un altro pianeta comunque. Viene quindi da un altro pianeta. È anche simbolico, cioè che il Israello sia un altro pianeta per loro. No, ma per gli ascoltatori, traduci la frase di Marlon Brando. Gli ebrei sono responsabili di tutte le guerre che sono accadute nel Novecento. E soprattutto della prima e della seconda guerra mondiale. La prima guerra mondiale. Ma non sapeva che anche nel Medioevo, nel Risorgimento, in tutte quelle altre epoche, sempre dovuto a prestiti non resi o da rendere agli ebrei usurari. Ma rimaniamo in tono e prendo subito questo libro che ho comprato ieri, dove sentiamo questo impostore che si chiamava Emil Ludwig,
il quale ha scritto un bel libro che si chiama anche Colloqui con Mussolini. Allora, nel 1928-29 aveva ragione di fare il panegirico di Mussolini, no? Ma non era Sarfatti che ha fatto il Dux, c'era l'unico, l'unica biografia ufficiale? Sì. Allora, questo è un libro rarissimo, costava 30 euro ma l'hanno dato a 20. Vedi, la signora delle terme di Diocleziano, ha trovato sempre... Credevo delle terme di Caracalla, dove i romani giocavano a palla. Quello che si inventa qua, perché la guerra ormai era finita, è stato pubblicato da Mondadori nel 1946, allora evidentemente o ignorava tante cose che abbiamo scoperto nel tempo, io sono uno di quelli che come ricercatore le ha scoperte, e anche Giorgio, penso anche tu, e dice che per esempio la Germania, il titolo, la conquista morale della Germania. La Germania deve essere fatta a pezzi, deve essere ridotta a un paese agricolo, come il piano Morgenthau voleva fare, deve essere divisa in 10 parti. E volevo ricordarla tedesco... a prima di Bismarck. A prima di Bismarck. Il popolo tedesco erano una trecentina. No, erano 24. Il popolo tedesco. Ah, è vero, erano 300 gli Stadelli. I Länder erano 24. Stati ecclesiastici, vescovali, sì, che avevano potere ai 300, di Stato. Il popolo tedesco ha la responsabilità oggettiva dei crimini commessi dai nazisti. E questi crimini sarebbero, per esempio, non più i 6 milioni di ebrei ammazzati nel camera gas. Inattendibile. Ma sono addirittura 8 milioni, secondo quanto dice questo. E poi giustifica anche l'usura praticata dagli ebrei con il fatto molto semplice, questo Emil Ludwig, ebreo anche lui, chiaro, va bene, e dice che purtroppo gli ebrei hanno dovuto praticare dei tassi alti di interesse tipo il 50%, perché nessuno restituiva, no, perché tutti andavano dal cardinale che dicevano: guardate che il cardinale della chiesa cattolica, il paese... vai dall'ebreo perché loro possono farlo, no, noi l'usura diceva, non la diceva, possiamo no, fare. No, adesso lo denunciamo subito e quindi non gli dare più niente. E quindi l'ebreo perdeva tutto, cioè il prestatore. Certo. E quindi lo giustifica in questo senso, l'usura. Certo. Vabbè, ma questo è lo stesso discorso che abbiamo documentato anche nel Medioevo, era questa la ragione principale. Se voi avete visto la prima parte, l'hai vista la parte di Adolf Hitler, la storia mai raccontata? No. Ecco, allora, c'è un pezzo, come ti ho dato il DVD, scusa Giorgio? E non l'ho visto. No, il DVD non me l'hai dato. Vabbè, adesso te lo do. C'è una parte filmata dove si spiega in maniera molto verosimile e molto attendibile quello che facevano gli ebrei, avevano effettuato in sostanza durante la Repubblica di Weimar, complice Rathenau poi ammazzato e anche Stresemann, no, va bene, a parte tutto, avevano svolto la predazione sistematica del patrimonio pubblico e privato tedesco. Certo, facendo che cosa? Sappiamo. Innanzitutto provocando quella che era stata, a parte il risarcimento degli anni di guerra, certo, le riparazioni che erano esorbitanti, certo, quindi prima con il famoso piano Owens, poi con il piano Young, il quale era stato anche un membro della Federal Reserve, quindi pensate un po' che bel inghippo. Ecco, ma a parte questo c'era un'inflazione alle stelle, per cui si sente Hitler in questo DVD, che è poi doppiato da me, con la voce mia, una fetta di pane 500.000 marchi, sì, 500.000 marchi, una fetta di pane, un pacchetto di sigarette, 4 milioni e mezzo di marchi, a maniera per non farli fumare, certo. Ma poi tutto, chi non poteva pagare allora con questa Repubblica di Weimar, chi non poteva pagare aveva la casa sequestrata. Quindi erano rimasti anche senza i fondi. Un po' quello che succede a noi adesso. Gli agricoltori, gli agricoltori non avevano più fondi. Quando è arrivato Hitler ha sistemato un po' le cose dicendo: no, attenzione, adesso qui non voglio più ebrei all'interno delle banche e nell'amministrazione pubblica. Per favore, allontanatevi perché la cosa non può andare avanti. No, ma anche perché l'85% dei funzionari pubblici era di origine ebrea. Tutti ebrei. E quindi era per quello che lui e allora cosa ha fatto? Non per una questione, diciamo, di ideologia. E allora cosa ha fatto Hitler? Li ha allontanati e dice: signori, mettetevi un momentino da parte perché io devo tirare sul mio paese. E poi devo anche ricongiungerlo con le altre
l'economia europea. No, no, lo devo ricongiungere con le altre, gli altre agenti sempre tedesca. Sparse in giro per l'Europa, certo. Che vive dove? Sotto il governo polacco e sotto il governo cecoslovacco, il famoso stato arlecchino. Beh, anche in Ucraina ci sono. E sappiamo da chi è comandato il governo. Ci sono delle enclavi di lingua tedesca, demograficamente riconducibili all'etnia tedesca, e quindi. Allora, che fa Hitler? Hitler dice innanzitutto qui la politica monetaria la conduce un nucleo di esperti, tra i quali c'è anche Jean Marchand, dal quale poi ha preso le distanze e lo ha allontanato, certo, per le ragioni che vi dicevo. Ma i primi anni è andata bene la sì, collaborazione. Infatti ha creato il Rentenmark togliendo i famosi tre zeri, sennò certo, prima c'erano 3 miliardi di marchi per fare le cose. Certo. Insomma, quindi ha ripreso questo tipo di economia e ha creato, allontanando gli ebrei, ha creato, anche perché non c'erano più i fondi, quindi la proprietà delle famiglie che si tramandava di padre in figlio non c'era più, la gente non aveva da mangiare, c'erano il 90% di disoccupati, ben 7 milioni di disoccupati. In 2 anni Hitler si è inventato l'impiego pubblico nei lavori nelle pubblici, opere pubbliche, ecco, soprattutto nelle opere pubbliche, le autobahn, certo, i porti, le strade, certo, eccetera, certo, e in varie ciò cose, copiando il fascismo, no, perché queste sì, cose le abbiamo fatte sì, prima noi, noi l'autostrada Roma meno le autostrade, l'autostrada Milano Laghi, però gli antesignani siamo stati noi, perché sì, è stata la prima autostrada in Europa, no, anche l'autostrada Roma sappiamo oggi, benissimo, certo, che sappiamo benissimo che Hitler aveva molta stima di Mussolini. Però attenzione, le cose in Germania erano molto diverse rispetto all'Italia. Ah, certo, va bene? Certo. Ecco. Quindi la Germania aveva subito tutti i torti. Hanno inventato i famosi certificati lavorativi per cui chiunque c'erano rimasti sotto poteva portare, io ho lavorato per questo e quindi lavoravano tutti e tutti stavano bene. Ma che altro ha fatto Hitler? Ha eliminato lo spettro dell'inflazione, perché ha detto io emetto tutta la moneta che voglio purché controllo i prezzi e li controllo con la forza, ed ecco perché hanno inventato l'autoritarismo hitleriano, perché come impostazione, come sistema era quello vincente e tutti erano molto ma molto preoccupati di questo grande avanzamento della Germania, il miracolo economico hitleriano, no? Il primo paese manifatturiero al mondo nel giro di 3 anni. Sì, il primo ad essere a complimentarsi fu proprio Winston Churchill, il quale disse: ma guarda, questo Hitler è per me, prima ancora che ci fosse tutto il retroscena che noi sappiamo. E lo stesso Lloyd George, che va a trovare il Führer a Berghof, ci sono i filmati dove si vede anche Lloyd George. Voi avete fatto grandi cose per la Germania, sappiate che Lloyd George era uno sionista dell'Organizzazione Sionista Mondiale. Bene, quindi purché controllo, io emetto tutta la moneta che voglio, purché controllo i prezzi, tutti stanno bene. Il deficit è, come lo intendono oggi, di MMT è un, diciamo, una favola, ecco, una certa favola. La MMT, la Modern Monetary Theory, lasciamola stare perché è un falso. Sappiamo benissimo. Lo ha detto Paolo Barnard a suo tempo, che giustificava un tale che ha scritto Warren Mosler. Cose. Warren Mosler, che ha scritto un libro del... Un libricino. No, un libro che secondo me non è che spiega molto bene le cose. No, assolutamente. Ed è quello che poi dice che il debito pubblico è soltanto virtuale, questo sì, non potete dirlo. Bene, allora, la Germania andava tutto bene, cosa fa Hitler? Poi arriva, se posso proseguire su questa falsa riga per arrivare poi a quello che è stato il boom, insomma, che ha costituito nel 1933 la dichiarazione di guerra da parte di tutta la Giudia, il 24 marzo 1933, riportato dal giornale Daily Express londinese, Giudia declares war on Germany. Perché? Per quale motivo? Perché rompeva le scatole, no, sottraeva potere. No, perché ha allontanato tutti questi grandi funzionari, tutte certo, queste persone certo, giudee, allontanati. Attenzione però che una c'è parte, perché tanti sono rimasti all'interno. No, ma attenzione, all'interno, allora, qui succede, del Reich tranquillamente. No, ma qui succede veramente il fatto strano, perché se tu mi dichiari guerra, tutti i giudei del mondo mi dichiarano guerra, c'è il boicottaggio di tutte le merci tedesche in tutto il mondo, perché gli ebrei stanno in tutto il mondo.
Se tu mi dichiari anche guerra, in Cina ultimamente sono manifestati. Vabbè. Se tu mi dichiari guerra, io Germania cosa devo fare? Non posso attendere passivamente. No, dico, devo difendermi. Prendo delle misure, cioè certo, dico, guardate, signori ebrei, andatevene a stare in un campo di concentramento, che poi non erano i campi di concentramento. Campi di lavoro. No, no, erano i campi di concentramento, ma anche dei campi di lavoro dove lavoravano, ci avevano una paga, tutti quelli che erano gli cosiddetti... Avevano anche i bordelli, no, quello, i teatri. Quello è un'altra cosa. Comunque venivano pagati e stavano lì. Chi vuol stare, sta lì. Ma a prescindere da questo, sempre nel filmato che io ho fatto, nella prima parte, c'erano molti ebrei tra le file della Wehrmacht. Infatti. 100.000. Hanno continuato a rimanere più tranquillamente. Più di 100.000 ufficiali stavano nelle file della Wehrmacht. Sappiamo. E abbiamo anche la testimonianza di parecchie persone e di questo stesso interessato, che si chiamava Maurice Emile Maurice, ed era la guardia del corpo e l'autista personale di Adolf Hitler. Si viene a scoprire che è ebreo. Hitler cosa fa? Gli stringe la mano e lo dichiara ariano ad honorem. Questo non lo dice nessuno. No, no. E poi leggetevi, andate anche a leggervi l'ultima edizione che appare su internet del Mein Kampf, tutto in inglese, sono 1700 pagine. E sono, c'è anche la recitazione. Cioè c'è l'audio, c'è una voce che racconta tutto. Naturalmente è in inglese, va bene? Ma è un po' lungo da tradurre, insomma. E vedete che c'è una differenza tra un tipo di ebreo che fa il banchiere e che affama la gente. Assolutamente. Come quello come del in tutte le sistema, il sistema Federal Reserve, è il grande nemico della Federal Reserve, chi era? Adolf Hitler, ed è per quello che gli ha fatto la guerra. Ma poi cosa fa Adolf Hitler? Sempre all'interno della cosiddetta politica di appeasement, e qui aveva come proprio sostenitore il premier inglese Chamberlain, Neville Chamberlain, il quale era favorevole a questa politica di appeasement. Difatti arriviamo a Monaco ed evitiamo, dopo l'Anschluss dell'Austria, dove si vede bene che l'Austria era favorevole ad riunirsi con la Germania. Esattamente. Tanto è vero che l'Anschluss non lo chiamano un'occupazione, ma la chiamano la guerra dei fiori, perché tutti gli austriaci sono andati incontro alle truppe della Wehrmacht il 12 marzo del 1938 e hanno dato il benvenuto, certo, con i fiori. alle truppe tedesche. La stessa cosa hanno fatto gli austriaci quando sono andati a portare la loro solidarietà e ad andare appunto ad operare nelle città di Berlino, di Monaco, di Baviera e di altre città sempre tedesche. Quindi questa è stata una riunione fondamentale. Dopodiché c'è il problema dei Sudeti, perché attenzione, che non è che Hitler bada, lei dice, fa presente le cose, guardate che io non voglio, come tutti vanno a dire, sì, che Hitler aveva tutti questi grandi industriali che gli hanno dato i soldi per riarmare la Germania, non è affatto vero. Hitler fa delle dichiarazioni al Reichstag, che sono registrate, parecchie dichiarazioni dove conferma che lui è disposto a diminuire gli armamenti se tutte le altre nazioni europee e mondiali faranno la stessa cosa. Quindi vedete che non è così, non è come ci è stato raccontato dai grandi demonizzatori di Adolf, no, anche Hitler. Perché gli aerei della Luftwaffe erano equipaggiati con motori Rolls Royce, non so se lo sai, e questo fino addirittura anche al 43. E quindi sì, ma poi c'erano quelli della Bayerische Motorenberger, certo, però, certo, diciamo, anche. Questo per dire che non tutto quadra, insomma, ecco, poi, secondo la storiografia ufficiale. Dai boicottaggio arriviamo poi a che cosa? Arriviamo al fatto della Polonia, e lì casca l'asino, perché tutte le potenze morire per Danzica, tutte le potenze aspettavano soltanto questo passaggio, diciamo così, che non sarebbe riuscito per fare scoppiare la guerra contro Hitler. Ma non era una guerra mondiale, una guerra dei giudei contro la Germania di Hitler. Bene?
perché sappiate che c'è sempre stata dal 19-21 in poi una stretta relazione tra Londra e Washington, tra New York, dove c'è un organismo potentissimo che si chiama Council on Foreign Relations, CFR, che decide della sorte, della pace, della morte, della pace, della guerra di tutto il mondo, e prende ordini dalla Royal Institute of International Affairs di Londra. Cioè, dopo la famosa indipendenza politica da parte della cosiddetta madre patria, da parte degli Stati Uniti nei confronti della madre patria inglese, hanno ottenuto questa indipendenza politica apparente ma hanno sempre mantenuto una dipendenza sia dal punto di vista economico che dal punto di vista poi delle decisioni militari. Royal Institute of International Affairs si trova nella cosiddetta Chatham House londinese. E sappiate, dico due parole ancora, c'è il famoso miglio quadro a Londra. Lo sappiamo, dove quello della stanno City. Tutte. Lo sappiamo. E allora, chi è che comanda nel miglio quadro? La famiglia Rothschild. Allora, certo. Orazio, lo so. Orazio, girati un momento e riprendi quelle strane nuvole. Le trame. Chemtrails. Vario carbo. Guarda come si vede bene, guarda, è una cosa incredibile. Guarda quelle come sono chiare. No, è lì che batte il Vabbè, anche, quelle anche, sì, vedi? Vabbè, poco quello. Vedi, anche. Quello di una chiarezza estrema. Guarda, la luna, the moon. Sono linee rette, guarda. Lo sappiamo. Colpite dal sole che brillano a destra. Bene, Giorgio, prosegui. Vabbè, dai, andiamo avanti. La conquista morale. Anche perché siamo oltre 30 minuti. La conquista morale della Germania. Certo, il nemico deve essere anche, oltre che vaccinato, pure cornuto. Cornuto. Offeso. Che cos'è la Germania oggi? Le peggiori invenzioni. È un popolo soggiogato. Prima gli era diviso in due con quelli quali. Adesso è uno, ma controllato poi da... Poi sappiate, nel 1987 Rebecca Dorotea Angela... Kirchner. Rebecca veramente è ebrea, si chiama Merkel, non si chiama Merkel, si chiama Merkel, sì, ebrea. Certo. Se non Rebecca è ebrea, Dorotea non... si chiama infatti, Rebecca, di no. Dorotea, va bene. Rebecca Dorotea Angela. Va bene. Allora, ha alzato tutte le frontiere, venite pure qua. E sappiate che in molte città e cittadine della Germania chi comanda sono gli arabi, che prendono le ragazze per strada, le violentano e dicono adesso ti sposo e tu andrai con il burka tra poco. Incontrano i ragazzi tedeschi e li menano, giustamente, perché sono una preponderanza queste, capito? Che devo fare? Devo tagliare? No, siamo a 35 minuti. Ti dico soltanto Direi poi che la stessa fine è stata fatta anche per quelli che erano i paesi del tripartito, cioè l'Italia ha seguito questa. Beh, ma sappiate anche che c'è un fatto molto molto sorprendente, per cui il famoso carteggio Churchill Mussolini è stato falsato parecchie volte, ma quello che Mussolini effettivamente aveva erano delle lettere scritte da Churchill dove Churchill invita Mussolini a entrare in guerra con loro. No, invita Mussolini a entrare con in Roberto. Guerra con l'asse, con l'asse. Perché, visto come stavano andando le cose per l'Inghilterra, che stava perdendo con la Germania, pensava di ampliare dover arrivare scenario. Alle trattative di pace con vicino un personaggio che avrebbe attutito le volontà molto rigide del probabile vincitore. È da appurare, anche perché Winston Churchill, fin dal 29, dopo il suo viaggio negli Stati Uniti, durante la famosa crisi provocata, perché tutte le crisi di borse sono provocate, aveva da quella dei tulipani in poi aveva instaurato rapporti con Bernard Baruch, capo dell'Organizzazione Sionista Mondiale, nonché presidente del War Industry Board durante la prima guerra mondiale, dove guadagnò miliardi di dollari insieme ad altri, e poi anche durante la seconda guerra mondiale, e quindi aveva stabilito già come si sarebbe dovuta fare la guerra a
a, a Hitler, perché doveva essere eliminato. Tanto è vero che Bernard Baruch disse testuali parole in inglese: "We are going to leak out this fella Hitler." Dobbiamo ammazzare questo Hitler, eliminare questo Hitler, perché ci porta a scolpire dove? Nel sistema Federal Reserve, che è quello della moneta a debito. Sapete come nasce la moneta a debito? Tieni, Giorgio. Questo te lo tieni e poi me lo dai. Sì. La moneta a debito nasce da un fatto molto semplice. Mi alzo perché mi fanno male i piedi. Da un fatto molto semplice. Mi fanno male le articolazioni. Le articolazioni, c'è la circolazione per i piedi. E diciamo che la Federal Reserve non è controllabile. Nessuno può fare dell'audit, cioè controllare quello che fa. Quindi nasce perfettamente autonoma e ha sempre avuto con sede a Porto Rico, mi sembra di ricordare. Chi? La Federal Reserve, cioè la sede, no? No, mai avuto a Porto Rico. C'ha 12 filiali che sono negli Stati Uniti, ma chi comanda è la filiale di New York, Federal Reserve Bank of New York, che è quella naturalmente che è frequentata da tutti i cosiddetti Wall Streeter. Che sono? I Wall Streeter sono gli speculatori di borsa, ma i grandi, i cosiddetti anche insider, che fanno crollare un titolo o lo fanno alzare a volontà, come vogliono loro, e naturalmente decidono loro quando e quanta moneta emettere, creare quindi periodi di inflazione e fare poi il procedimento inverso, che è quello della cosiddetta recessione, cioè il processo deflattivo. Io metto in circolazione meno, io Federal Reserve metto in circolazione meno moneta di quello che serve, si crea una recessione. Questi squilibri che cosa fanno? Non fanno altro che arricchire i pochi già ricchi. Succede un pochettino come alle auction, no? Alle vendite all'asta. Cioè chi c'ha i soldi dice chi è che offre di più, chi è che offre più, chi c'ha i soldi, quindi l'inflazione, questa moneta in più va nelle tasche di chi? Di chi già i soldi ce l'ha, cioè dei banchieri internazionali, va bene? Mi dovresti prendere tutto perché sennò... Prendo. E quindi il guadagno è stabilito, ma chi è che paga tutto questo? Lo pagano i cittadini, come? Con le crisi. Perché è sempre il cittadino che paga. Con le case messe all'asta, per esempio. Case messe all'asta. Ma a parte questo, c'è un altro meccanismo. Tutte le volte che la Federal Reserve emette moneta, applica né più né meno il sistema applicato dai Rothschild quando finanziavano i re e i capi di Stato, che si chiama King Financing Business. Io ti do re, ti do Stato, Repubblica che sei, ti do i soldi che ti servono, perché lo Stato nel proprio bilancio ha sempre bisogno di soldi, con le tasse, con le imposte, non riesce a mettere insieme quello che serve per il bilancio. Ti dai i soldi, gli fai emettere i famosi bond, certificati di credito del tesoro, cioè i BOT, i CGT. Sappiate che anche da noi poche cose, gli spicciolini rimangono in Italia, tutti gli altri dove vanno? A Londra. Vanno a Wall Street. A Wall Street e dove vengono negoziati. E la speculazione che avviene là grazie ai signori americani, banchieri di Wall Street che posseggono per intero la Federal Reserve, sono quelli che guadagnano cifre enormi facendo pagare gli interessi di questa economia speculativa ai signori cittadini. Poi trovano i politici conniventi, li selezionano nell'ambito della massoneria, tra i quali hanno appunto selezionato Mario Monti, Enrico Letta e il Matteuccio Fiorentino, il Matteo, un po' stupidino, un po' cretino, cretinetti, dai, su, come lo volete chiamare, il cretinetti. Sempre più cretinetti di lui, non sapevo. Un burattino parlante. E sappiate che la massoneria è molto estesa. Dichiarazione di Padre Pio. I massoni hanno messo le loro pantofole al Vaticano. Lo sapevate che Giovanni XXIII santo era un massone del grado 33? No, questo non lo sapevo. Lo sapevate che Giovanni Paolo II, Papa Wojtyła, era un massone del grado 33? Ma quei famosi non lo 33 trentini, tutti e 33 trottando. Sì. Trotterellando, non trottando. Lì, piglia, piglia, guarda, c'è il raggio di Dio, guarda, il Dio che ti... Ragazzi, qui bisogna staccare, siamo arrivati a 40. Guarda.
sappiate quindi che c'è questa collusione anche con la Chiesa Cattolica. Sappiate che il signor Papa Francesco è un uomo del potere. Difatti cosa ci dice? Vuole poco a capire. Alzate, aprite le porte, fate venire tutti. Cioè è un massone anche lui. Bene? Sappiamo, sappiamo. No, non lo sapete. Cazzo, sappiamo tutto, abbiamo denunciato per questo. Ce l'ha detto lui stesso. Ho parlato troppo forse, va bene, grazie. Allora guarda, là. Di l'abbiamo nuovo, già il visto. Raggio de- dai, dietro, il raggio del Signore, l'occhio, l'occhio, è l'occhio, l'occhio magico. Tutto questo, allora. Attenzione che tutto questo fa parte. Dai, di una cosa anche sì, lei. La dico anch'io, l'ultima cosa perché voglio ricordare proprio questa sera il grande filosofo Costanzo Preve, morto recentemente nel silenzio assoluto, che ha detto qualche cosa di veramente epocale prima di morire. Scritto, uno dei primi libri che ha scritto, e dobbiamo dire che il suo erede filosofico e morale è un giovane, è un ragazzetto in gamba che noi stimiamo moltissimo, Diego Fusaro, e il ma numero... io non lo stimo molto. Anche lui ha dei lati no, molto ma oscuri. No, ma è giovanissimo. No, magari ci fossero tre ragazzi. No, guarda, giovani, il 95% delle cose dice che è condividibile. Ha detto una cosa per cui si è calato le braghe. Non vorrei essere accusato di complottismo. Ma che cos'è tutto questo? No, vabbè, no. Una frase. No, non è una frase. Vabbè, comunque... Perché io e te che diciamo queste cose, ma quelli sono dei fascisti, quelli sono neonazisti. Lasciali. Beh, lui è di sinistra, eh. Ma sì, ma vabbè, chiudiamo la sinistra. Voglio, facciamo diciamo, come dice gli come fa il signor PM, il signor PM, no? Con testa pelata, chi è PM? Paolo Mieli. Cosa fa? Dice, ma lasciali pure dire. Vabbè, sono Paolo neo... Mieli c'ha una storia sono ancestrale neonazisti, non sono fascisti, sì. Non li stiamo nemmeno a sentire. Naturale. Se lui ci pensa, sentire. Se Fusaro dice queste cose, anche se è un ragazzino molto intelligente, laureato in filosofia, eccetera, però si cala le braghe, vedi? Non è vero, non è vero. Non vorrei essere accusato di complottismo, sì. Ma che cosa allora, vuoi fare allora? Ripeto anch'io, lo ripeto anch'io. Ma allora anch'io sono complottista. Tu sei complottista? Tu sei complottista? Sì, io sì. Io l'ho scelto. Io complotto e ricomplotto. Io l'ho scelto. Anche perché anche se la definizione esatta dovrebbe essere anticomplottista. Infatti noi siamo contro i complottisti, cioè contro coloro contro quelli che fanno i pretesti per scatenare guerre. Mi fai dire ancora una cosa, parla. Ci sono 10 libri che io sto traducendo, None Dare Call It Conspiracy, anzi ho finito la traduzione, sarà tra 15 giorni sarà disponibile la versione italiana, non è mai stato pubblicato in italiano, perché è proibito. Tragedy and Hope di Carol Quigley, il professor Carol Quigley, dove dice che l'economia mondiale è in mano a dei pochi banchieri, non è mai stato pubblicato in Italia. Certo, fra tragedia e Anthony Cyril Sutton ha fatto cinque libri, Anthony Cyril Sutton non sono mai stati tradotti in Italia, perché? Abbiamo la libertà di informazione. Ma quando mai? Allora dobbiamo sentire una mezza seghetta come Fusaro che mi viene a dire non vorrei essere accusato di complottismo. Ma Giorgio, scusami. Vabbè, di quello che vuoi. Allora, io concludo perché voglio ripetere voglio ricordare il grande filosofo Costanzo Preve, che scrisse un libro autenticamente rivoluzionario, è passato ovviamente inosservato. Ed è intitolato Bombardamento etico. Bello. Già questa parola in se stessa intende dire un elemento fondamentale. Cosa è giusto e cosa non è giusto. Esatto, la menzogna intrinseca della società contemporanea. Il negazionismo assoluto. Esattamente, questo è quanto. Dopodiché abbiamo regina. Vorrei ricordare i 3.500.000 civili tedeschi massacrati, violentati, uccisi dai signori russi mentre si avvicinavano a Berlino. Vorrei ricordare gli altri tanti 2 milioni di civili tedeschi che sono stati violentati, massacrati, crocifissi, le donne crocifisse dopo essere state violentate, dai signori anglo-americani. Sono liberatori di quello che vogliono loro. Loro devono liberare la terra secondo quello che è il loro principio di liberazione. Non sanno che cos'è la democrazia, loro sono oligarchi. Non c'è la democrazia in America. Assolutamente no. Non c'è nessuno, la maggior parte dei cittadini americani non crede che ci sia democrazia, come non si crede che ci sia la libertà. Se voi vedete la copertina del libro che io ho scritto,
No, senza, un attimo, visto che qui stiamo facendo un attimo di memoria, senza dimenticare il 100.000 e passa morti civili dovuti ai bombardamenti dei liberatori. Cosa fa la statua della libertà qua? Cosa fa? Eh sì, mette le mani... Questo è il libro di Giampaolo Bucciarelli, Il segreto 900. Mi sembra di conoscerlo. Ma guarda. Cosa fa la statua della libertà? Bene. Si caga sotto. Bene, dai. No, si copre il volto. Chiudiamo, dai. Frase conclusiva. La frase conclusiva è appunto quella. Volevo ricordare, cogliere l'occasione per ricordare Costanzo Freve, visto che non lo ricordo mai nessuno. Dopodiché, anche questa volta, il nostro video l'abbiamo fatto. Adesso andremo a fare il nostro dovere di cittadini presentando ben due denunce contro chi? Contro loro signori, sempre loro, una banda di mascalzoni della peggiore risma mai presentata in Italia, che si presenta poi con la faccia di alcune donnette veloci, puttanette, scoperecce. Mo te la do, mo non te la do. Appunto. Di quelle che te la fanno desiderare, sì, ma non te la danno mai. Non te la danno mai. Io più troia dell'altro. E io come prenderli. In ogni caso, chiudiamola qui. So long. So long. Ah, laudetur Priapus semper. Semper. Vorrei ricordare ancora Oswald Spengler. Sì. Il declino dell'Occidente. Certo. E tutti lo criticano, perché naturalmente ma lui era un teorico ormai del nazismo, eccetera, tutto quanto. Ma comunque lui sta sul versante, lei, non è quello nazista. Lei è neonazista, caro dottor Vitali. Lei è neonazista. Sì, va io bene. Sono neonazista, va bene. E sono orgoglioso di essere neonazista. Se essere di libero pensiero, se essere autonomi e capaci di decidere autonomamente, io sono nazista. E pensate, quei porconi dei russi hanno scritto che hanno vinto la guerra contro il fascismo. Evitavano di dire nazismo o nazionalsocialismo, perché loro erano socialisti. Certo. Come fanno ad avere un nemico socialista della stessa parte? Certo, per la stessa parte politica. Un messaggio divino. Guarda qui su, dove vediamo che il cielo ti manda il messaggio. Ok, andiamo. Basta, spengo qui. Si chiude. Ciao a tutti.